Ci siamo con Marte Sport Live, dunque tentativo di dialogo e dialogo tra il Napoli, istituzioni ultras e soprattutto domani col Verona. Quanto turnover fareste? Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia il mitico Alfredo Maiorano, insieme a voi sino alle 14 ancora per parlare di Napoli, di calcio. Abbiamo iniziato con Gianluca Gifuni poco fa per parlare di tutte le questioni, sicuramente sono tre o quattro i temi. C'è domani Napoli-Verona, c'è l'orizzonte Napoli-Milan, c'è Osimhen che oggi si è allenato in gruppo e quindi questa è la cosa importante, oggi si è allenato in gruppo Victor Osimhen, e c'è la questione tifo relativamente alla festa, quando e se ci sarà, e anche soprattutto relativamente a questa tentativo di dialogo tra De Laurentiis, istituzione e Napoli. Vi abbiamo già raccontato con Gianluca che molti gruppi hanno chiesto, quelli tesserati ovviamente, le autorizzazioni per tamburi, bandiere e megafoni per, già per domani, per Napoli-Verona. Del resto il rappresentante della curva A ai nostri microfoni aveva detto proprio questo, che avrebbe fatto questo tentativo con tutte le prescrizioni, tutti i criteri previsti nel rispetto delle regole, e credo che il dialogo possa aprirsi con un sì a queste autorizzazioni, se sono state ovviamente chieste nel modo giusto. Però quanto turnover fareste col Verona? 339-666-9990, mi sono già espresso io via social, io farei riposare in ordine di necessità Lobotka, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Che ne pensa il mio amico Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Che ne Oddio, chi fa riposare? Questa è una gran bella domanda, perché è molto difficile secondo me adesso, prima della rifinitura, riuscire a capire quelle che potranno essere le scelte di certo. Spalletti in però ti chiedo tu cosa faresti, conoscendo un po' Spalletti, ma soprattutto io leggo che il Milan fa giocare De Cate, le Orighi, cioè il Milan deve lottare per la Champions League, il Napoli ha più di 16 sulla seconda, credo che possa far giocare una volta Demme, una volta Benesischi, una volta, non so, Kvaratskhelia che parte dalla panchina, ovviamente non tutti 11 nuovi, per carità, ma 4, 5, 6 cambi io li farei, francamente. Allora, valgono entrambe le teorie, nel senso, io sono più della tua idea, ho troppa paura che qualcuno possa incappare in un pestone o un infortunio muscolare, esatto, per rischiarlo. Esatto. Però vale anche l'altra teoria, quella di non far perdere magari un po' di brillantezza, un po' di ritmo partita a chi, tra virgolette, fin qui non si è mai fermato. Quindi mi riferisco per esempio a Di Lorenzo, mi riferisco a Lobotka, cioè faccio un po' fatica a immaginare in campo Berezinski e Demme, però allo stesso modo la penso come te, tra virgolette non rischierei un impatto magari fortuito, un ripeto. Sì, sì, ma a questo mi riferisco, caro Gianluca, è centrato perfettamente, non alla stanchezza eventuale in vista di martedì, cioè a non stancare i calciatori, ma tendere a preservarli da accidenti possibili, purtroppo, soprattutto in questa fase della stagione. Sì, è così, però ripeto, vale anche il ragionamento di chi è abituato a scendere sempre e comunque in campo e magari tenerlo fermo una settimana gli fa perdere un pizzico di ritmo partita e di brillantezza. È molto molto difficile da scegliere quale soluzione sia quella giusta. È ovvio che poi se mandi in campo qualche titolare che si infortuna, tutti saranno pronti ad attaccarti per quella scelta, però è anche vero che poi c'è un campionato da rispettare in qualche modo, un avversario da rispettare, qual è il Verona. Per carità, non è che se giocano Berezinski e Demme il Napoli col Verona non può fatte. Vincere. Però il Verona dice che si gioca la salvezza. Perdonami se ti interrompo, Gianluca, perché ci ha raggiunti per un paio di minuti Andrea Mandorlini. Mister, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, caro Andrea. Allora, grazie, il Verona appunto si gioca un po' di salvezza, perché la vittoria col Sassuolo ha rilanciato le quotazioni scaligere. Tra l'altro Mandorlini, ricordiamo, ha allenato il Verona. Noi siamo ovviamente tesi a Napoli-Milan, ritiene che il Napoli farebbe bene a fare un po' di turnover in vista della partita che può valere dal punto di vista internazionale la stagione? Beh, assolutamente, io non lo so, Luciano, credo che abbia già in mente, credo che un po' di turnover credo che sia naturale farlo, poi insomma anche lì magari qualche giocatore che sarà anche squalificato la partita, visto insomma il finale della partita, quindi sicuramente ci sarà un turnover. L'obiettivo della partita di martedì è chiaro che una partita come sentivo il sottofondo da rispettare. Il Verona ha riacceso le speranze di salvezza, quindi sinceramente verrà una partita importante, però il Napoli l'obiettivo in questo momento sì fare una partita degna di rispetto verso tutto il campionato, la gente e quant'altro, però credo che l'obiettivo sia quello assolutamente di martedì, ecco.
Anche perché non ci saranno Kim e Anghissa, ovviamente squalificati. Ci sarà Osimhen oggi, ripetiamo ancora una volta, intera seduta in gruppo per Victor. Gianluca, cambiano tutto le questioni con Victor Osimhen, e chissà che domani non possa anche giocare qualche minuto. Oddio, anche lì poi è una valutazione difficile, no, da fare, sì. Perché ho uno scatto 50 scatti, tra virgolette, il rischio di poter incappare in un piccolo nuovo accidente muscolare c'è sempre. Però credo che è talmente attento e talmente bravo lo staff sanitario del Napoli che è disponibile, ripeto, per andare in panchina come per giocare, perché poi sì, devi rimettere un po' di minuti nelle gambe dopo un infortunio come quello che ha avuto, ma siamo in un punto della stagione per il quale non hai perso condizione fisica, per cui hai perso giusto un po' di brillantezza restando per un paio di settimane. Mi sarebbe specie, ecco, non vedere Osimhen dal primo minuto contro il Milan, anche perché lo ha annunciato Spalletti, certo. Ma se domani fa un quarto d'ora o 0 minuti o 30 minuti, secondo me non cambia niente, cambia che magari c'è una piccola percentuale di rischio. Mister Mandolini, prima di salutarla, sì. In generale, sì. Quando si ricopre un calciatore, fargli fare 15-20 minuti e poi schierarlo titolare, forse è, chiedo a te Andrea, la liturgia, diciamo così. Però poi Osimhen è vero che ha delle qualità fisiche incredibili, quindi può giocare anche direttamente martedì. No, c'è assolutamente questa incognita qui, insomma, dell'infortunio muscolare. Chiaro che un po' di minutaggio credo che sia importante farglielo fare, però chiaro che, ripeto, l'obiettivo di martedì, non so se ne vale più o meno la pena di rischiare, insomma, gli strumenti scolari sono sedette particolari, è un po' rischioso, un po' particolari, come detto, quindi bisogna vedere che Luciano abbia in testa, quindi l'importante è rivederlo, che stia bene, e poi credo che sono per tante vie, evidentemente dal minutaccio ci avrà la partita, certo. Con Verona insomma è un rientro, no, fondamentale di più, ecco. Ce la può fare il Napoli col Milan, mister, nel salutarti? Ma guarda, io ho visto la partita, credo che il Napoli, al di là delle situazioni che l'arbitro credo che abbia fatto, insomma, questi giocatori così che tocchiamo ogni giorno e quant'altro, credo che abbia avuto tantissime occasioni. Parte da 1-0, però ripeto, questi livelli qui, le partite sono aperte e ha tutte le qualità, possibilità per poterla fare. La parliamo molto delicata, però tutto per potercela fare. Grazie Andrea, buona giornata e buon pranzo. Grazie Andrea Mandorlini. Torno da Gianluca Monti. Gianluca, in tutto questo c'è il tentativo, sembra a buon fine, di sgelo, quantomeno di dialogo tra le parti, diciamo così. Ovviamente noi parliamo sempre di tifo per bene, non violento, questo è scontato, e di rispetto delle regole, però un po' di buon senso c'è. Io ho visto a Milano, no, delle situazioni, bandiere a due aste vietate, altre cose pienamente all'interno dello stadio. Vediamo domani che tipo di stadio ci sarà dal punto di vista delle autorizzazioni, ma anche dal punto di vista del tifo, perché domani quella sì è una prova generale per martedì. Sì, domani è l'aperitivo, non solo perché si gioca alle 18, ma perché dobbiamo capire se il San Paolo sarà con quello che è sempre stato, vale a dire un valore aggiunto, perché questo accada. Bisognava parlarsi, lo si farà anche De Visu domani in prefettura. Credo sia arrivato il momento di spingersi tutti, ma proprio tutti, attorno al Napoli e attorno alle parole splendide di Luciano Spalletti, che secondo me poi è stato in qualche modo l'involontario o volontario mediatore di questa vicenda. È vero. Grazie Gianluca, un abbraccio, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport. Grazie a voi, buon lavoro. Un abbraccio a Gianluca Monti. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Osimhen ha fatto terapia, lo ribadiamo, abbiamo già detto intorno alle 12:50 con Gianluca Gifuni della seduta interamente in gruppo di Victor Osimhen, grazie al nostro Pasquale Tina, che sentiremo tra un po' per capire se davvero ci sarà un mini turnover, ampio turnover, un turnover moderato, ragionato, come scrive questo amico, con Anghissa e Kim squalificati per martedì. È possibile far usare Lobotka e Kvara? La formazione mia, Antonio, scrive Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Anghissa, Demme, Zielinski, Politano, Raspadori, Elmas. Se non erro, Ndombele è squalificato. È vero, sì, io sono d'accordo con te. Mi basterebbe questa anche con Di Lorenzo dentro, ma con Lobotka e Kvaratskhelia a riposo. Secondo me, che ne pensate? Pubblicità e torneo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, tanti messaggi. Io prima però di passare al prossimo argomento, al prossimo ospite, abbraccio a nome della redazione di Radio Marte, Radio Marte tutta, Silver Mele, colpito da un gravissimo lutto, la scomparsa del papà Gigi, che è stato un grandissimo campione anche di ciclismo, è stato anche operatore Rai
davvero una persona speciale, amante della vita, ho avuto la fortuna di conoscerlo e siamo davvero vicinissimi al collega amico Silver Mele, che tra l'altro ha fatto parte anche della famiglia di Radio Marte. Un abbraccio forte, caro Silver. Il buon Gigi sicuramente farà un viaggio in bicicletta verso lidi più sereni. Intanto un po' di messaggi. Io sono del gruppo sanguigno 0+, 0+, posso entrare allo stadio Maradona e possiedo anche abiti ignifughi, credo possa bastare. Il pensiero di Nicola, che dice giustamente che basta tifare, questo è il concetto, anche questo c'è. Poi partendo dal presupposto che sono un fan di Mario Rui e ragionando in virtù dell'assenza di Kim contro il Milan, è plausibile che nella gara di turno di Champions mister Spalletti sacrificherà le pennellate del nostro numero 6 per far giocare Olivera al fine di dare maggiore copertura e fisicità alla difesa. Cirotto d'Avellino, secondo me sì, sarà così, perché insomma Olivera ha giocato spesso in Champions League anche per questioni fisiche, per questioni di appunto con capacità anche di saltare in aria eccetera eccetera. Juan Jesus è bravo di testa, colui che darà il cambio a Kim, ma non è come Kim. Però parliamo del discorso tifosi, perché ieri al Viminale un vertice con il ministro, con De Laurentiis, con il sindaco Manfredi, con anche il prefetto, per parlare della festa tricolore, ma anche di questa situazione. Intanto ne parliamo con firma prestigiosa di Repubblica, Dario Del Porto. Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E grazie per essere con noi. Festa, monumenti blindati, un tavolo in prefettura con tifosi De Laurentiis, disgelo in atto su questo fronte. Dario, poi parliamo anche della festa. Sì, la linea che ha indicato il ministro dell'interno è chiara. Bisogna in questo momento riallacciare i fili del dialogo, dei rapporti che sono con tutta evidenza lacerati, perché c'è un appuntamento da rispettare e soprattutto da mettere in sicurezza. È un invito quindi anche attraverso il prefetto, sarà a tutte le parti a rendersi conto che adesso diciamo il momento dello scontro va messo da parte e bisogna anche godersi quello che sta per succedere, che sta succedendo. Assolutamente, vedremo, abbiamo già detto, se domani è prevista questa vertice, anche se domani c'è anche Napoli-Verona, vedremo se insomma sarà in queste possibile. Ore si sta decidendo, Dario, tutto in itinere, proprio perché c'è la partita domani, c'è la partita martedì, non è facile individuare poi gli interlocutori, certo. Però vediamo, seguiamo in progress. In progress e su Repubblica domani avremo altri aggiornamenti. Sicuramente per Napoli-Verona alcuni tifosi, anche dei gruppi organizzati, hanno chiesto l'autorizzazione per i vari materiali coreografici, tamburi e megafoni in particolare. Quindi già domani, se c'è l'ok sia tecnico ma anche poi ok di posizione anche del Napoli e delle istituzioni, vuol dire che il disgelo sta avendo corso, sta facendo corso, insomma. Sta... A noi come Repubblica risulta che alcune di queste istanze siano già state accolte. Ecco. Non so dire però quali. Però già questo vuol dire qualcosa. Assolutamente sì. E poi si è parlato della festa tricolore con un'organizzazione che mi sembra molto imponente, al di là dei mezzi e delle forze dell'ordine, addirittura in 4 piazze individuate anche in provincia. Qualcuno ha scritto anche De Laurentiis chiederà la diretta televisiva, però al di là di questo 4 piazze, sì, leggo dal tuo... almeno. Almeno 4 piazze, perché ce ne saranno altre anche in provincia, in 4-5 comuni della provincia. Noi dobbiamo renderci conto tutti che abbiamo un evento sportivo che potrebbe essere un evento storico, perché arriva dopo 33 anni, insomma non lo devo ripetere, sì. Soprattutto non agli ascoltatori di Radio Marte. Ma questo evento sportivo porterà con sé anche un evento turistico e cittadino di enorme rilevanza, al quale si sta facendo di tutto per arrivare preparati, al quale sarà bello partecipare. Io vorrei davvero che tutti quanti ci rendessimo conto che stiamo vivendo una fase delle nostre vite che può essere molto bella, molto coinvolgente, che ricorderemo e quindi che segnerà anche varie generazioni che non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto io e te, per esempio negli anni 87 e 90. Ma assolutamente sì, è chiaro che chi non l'ha vissuto non poi capirà dopo cosa significa vincere un campionato in una città
come Napoli ed esserci fisicamente. Questo, come scrive Maurizio De Giovanni, poi sono quegli eventi che ti capitano tra capo e collo, lo capisci dopo. Però non ce lo roviniamo questo momento, davvero lo dico a me per primo, che ero arrabbiatissimo l'altra sera. Sì, Italo del Porto è anche un grande tifoso del Napoli, tra le altre cose. Le quattro piazze sarebbero Piazza del Plebiscito, l'area ex Nato di Bagnoli, sì, Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito a Scampia. Ovviamente. Tutte e quattro molto ampie, obiettivamente. Sì, ci tengo a dire una cosa, Dario, che è importante come informazione, che sono location individuate, ma non già decise. No, infatti. Perché ci dovranno essere i sopralluoghi della commissione ad hoc, bisogna fare tante verifiche. Sono i primi luoghi prescelti e individuati, e anche una logica, perché sono i quattro angoli della città facilmente raggiungibili da punti diversi. Ci saranno i maxi schermi in una di queste piazze e si sta lavorando anche con i sindaci di quattro, ripeto, o cinque comuni dell'area metropolitana per creare eventi analoghi, perché ci sono tantissimi appassionati tifosi, anche Castellammare, anche Giuliano, Pozzuoli, Caserta, Benevento, ho letto qua e là, sì, con maxi schermi in varie zone della città. Sì, ovviamente parliamo, sì, della festa, quella là finale, 4 giugno, la festa finale, non quella che sarà spontanea non è prevedibile, certo, ovviamente c'è la matematica, non con tanto anticipo, però anche per quella spontanea ci sarà un ampio spiegamento di forze, certo, e se sarà tipo Napoli-Fiorentina 10 maggio 87 quando bastava un punto, se sarà di questo, sì, tipo, e obiettivamente il Napoli di questo anno rispetto a quello 87 ha un vantaggio molto più ampio, sì, sarà possibile prevederla nei giorni immediatamente precedenti, però. Questo è, sì, chiaro. Ma non tanto da credo arrivare a organizzare tutto e pianificare anche interventi, sì, non so, di artisti, di tifosi particolari, sì, o degli stessi calciatori, questo è evidente. Però ci saranno rinforzi di uomini delle forze dell'ordine, uomini e donne delle forze dell'ordine della Viminale, ci sarà un controllo ad hoc sui beni culturali, sul patrimonio artistico. Ecco. Andrà tutto, io sono convinto che andrà tutto per il meglio. Assolutamente, si va verso la chiusura al traffico al centro storico come ipotesi sempre, scrivi oggi su Repubblica. Noi, come sai, anche Radio Marte abbiamo fatto una campagna per cui non bisogna assolutamente deturpare il patrimonio storico e artistico di Napoli, quindi bandiere appese, per dire, anche al collo del leone o dei leoni dell'università va bene, ma imbrattarle no, assolutamente. L'estate. Assolutamente, ma anche io su questo, ripeto, io sono molto fiducioso, è bene dirlo, ribadirlo in modo molto chiaro, ma sono convinto che non succederà nulla di tutto questo. Caro Dario, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buona giornata. Grazie, e a presto. A voi. Grazie a Dario del Porto, Repubblica. A proposito di quello che sta succedendo, disgelo e prove, c'è chi però si sta organizzando. Diamo una piccola primizia, piccola grande primizia, devo dire, perché sul discorso delle curve ci siamo espressi e verificheremo tutto il work in progress di questo dialogo. Sicuramente le curve sono coloro, il tifo storico, lo zoccolo duro di ogni club, quindi chi fa calcio e sa di calcio sa benissimo che comunque i gruppi organizzati, ovviamente quelli per bene, non violenti, e le frange quindi serene, no, le frange estreme, sono quelli che trascinano il resto dello stadio. Però attenzione, perché per Napoli-Milan c'è una novità anche nei distinti, vero Massimo Vignati? Buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, Club Napoli Saverio Silvio Vignati, dedicato, ricordiamo sempre, al mitico custode del San Paolo, persona eccezionale, molto vicina anche a Maradona, e già fate tanto nei distinti, guardando i distinti sul centro-sinistra, con anche il Love Diego, con anche le bandiere in passato per insigne, le coreografie, stavolta che succederà? No, essendo come tu ben sai, ho avuto la fortuna di negli anni d'oro, grazie a papà, che è stato per anni il custode dello Stato, e mamma era la cuoca di dietro. Il mio sogno, perché al di là di tutto, ormai è il momento di stare tutti uniti, sia le corti, tutto lo Stato, perché è il momento di vincere, è uno Stato che porta il nome di Dio del calcio, non può essere così morto. Io ho messo a disposizione la mia famiglia e altri amici, perché ieri sono tornato da Milano con mio figlio Saverio, con mio zio Nando, Antonio, proprio perché abbiamo voluto questa cosa fortemente, e abbiamo fatto fare 10.000 bandierine che vogliamo ricoprire tutto il distinto con il colore azzurro e bianco. 10.000 per dare una, per dare una carica e tutto. Ma chiaramente con tanto autorizzazioni già richieste, immagino, perché mia parte è vicinissima. Ho fatto fare già la richiesta e tutto, abbiamo mandato l'email e tutto, proprio perché ma è il momento di stare tutti uniti, tutto lo Stato, perché dobbiamo essere una famiglia al di là di tante cose, perché Napoli è amore e passione e il colore della maglia è come la nostra città.
bisogna passare questo turno che è molto importante. È il momento di essere tutti uniti per Napoli-Milan, ma devo dire anche in generale, Massimo, no? Perché stiamo vivendo una stagione storica, ragazzi, non dimentichiamo, comunque vada, sarà un successo martedì, perché il Napoli sta, insomma, è molto avanti per vincere una cosa storica. Ma a parte, perché una cosa importante è passare questo turno, ma al di là di tutto il campionato che è, sperando che arriviamo al nostro sogno, perché è una cosa bellissima, veramente un'emozione che è indescrivibile. Io mi permetto di dire le parole perché sono appena per 44 anni che vado allo stadio, perché assolutamente che avevo 5 anni, lascio immaginare. Ho fatto questa cosa al di là di tutto per stare tutti uniti e per dare. Quindi come funzionerà, Massimo? Magari ci sentiamo martedì mattina, se vuoi lunedì. Io faccio un appello anche a tutti i tifosi che saranno distinti, verranno distribuite con tutti i gruppi che facciamo parte della famiglia lì, e daremo queste bandiere, questa scenografia che facciamo un lato tutto azzurro e l'altro tutto bianco. Bellissimo. E poi ci sarà sempre la bandiera, come tu ben sai, dedicata al mio papà e a Diego, che viene messo ogni volta, di ogni messo, di ogni partita, perché questa è una festa della famiglia del Napoli, di tifosi e di tutti, e bisogna stare lì per passare questo turno e per queste emozioni che stiamo passando quest'anno. Assolutamente. A proposito di celebrazioni, vi ricordo sempre di andare a Pompei appena potete, perché c'è una mostra straordinaria, Maradona e il genio ribelle, sino al 9 giugno, quindi hai voglia andare anche dopo, sì, la fine del campionato. 140 tra i più suggestivi scatti firmati dal fotogiornalista Sergio Siano, che salutiamo, e poi 100 cimeli e oltre originali donati da Maradona alla famiglia Vignati, appunto del museo Vignati, a Pompei, nel museo temporaneo di Palazzo De Fusco in piazza Bartolo Longo, a due passi dal santuario. Sì, dalla mattina alle 10 alle 7 di sera, solo lunedì è chiuso, e ti dico è un grande, grande successo. La cosa bella è che ti sei emozionata, ti dai tanto, immagina che neanche in 10 giorni siamo a 10.000 visitatori, ma la cosa bella è che stanno venendo scuole, bambine che si emozionano, e per me è la cosa più bella. E poi tu sai bene che lega anche soprattutto una concentrazione a favore dei bambini, è positivo. Assolutamente, possibile donare un po' di ingresso gratuito, se volete donare qualcosa per i bambini del Posillipo, bene, altrimenti non fa nulla, è gratuito. Va bene, e c'è tutto la storia e tutto, perché Maradona, come ben sai, al di là del popolo, della gente, come è sempre dimostrato, per cui è tanto amato. Caro Massimo, complimenti per tutte e due le cose. Poi ci sentiamo magari già martedì, se vuoi, per capire e dare le coordinate ai amici che andranno nei distinti. Un abbraccio e complimenti. Va bene. Grazie a te. Grazie a te, grazie per sempre Forza Napoli. Ciao, grazie a Massimo Vignati. Dobbiamo andare in pubblicità, tra un po' con noi Maurizio De Giovanni. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati. Chi vi parla è sempre Dario Sarnataro con Alfredo Maiorani in regia. I vostri messaggi, davvero tantissimi messaggi, sia sul turnover sia sulla questione tifo. Sono molto contento di avere con noi, ogni tanto ci onora, ma insomma è sempre disponibile, in verità, però è sempre un onore, questo è anche vero, il nuovo presidente della Fondazione Premio Napoli, tra le altre cose, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao Dario, ciao. Innanzitutto l'amico di Radio Marte. Assolutamente. E questo è il titolo che mi interessa di più. Però in bocca al lupo per questo nuovo incarico importante, perché grazie, il premio grazie. Napoli è stato storico, è storico, e non poteva finire in mani e in intelletto migliore come te, caro Maurizio. Tantissimo, grazie. Come stai a sapere che Osimhen ha fatto tutto l'allenamento in gruppo oggi? Ho sentito, anche che Gaetano è entrato anche lui. L'influenzale che arriva. Sei super aggiornato, non ti perdi un secondo. Sono informato, devo dire che sono molto contento. Fossi in Spalletti, non lo mettere in campo, non mettere in campo Kim, perché sono diffidati, e quindi li voglio. Quindi Kim doppia assenza domani e martedì. Io credo che potrebbe essere un buon modo per testare Juan Jesus innanzitutto, e poi soprattutto per preservarli per la partita dell'Allianz, perché io ricordo che dobbiamo giocare contro la Juventus la partita successiva, quindi diciamo che Kim e Osimhen li vorrei tenere freschi e puliti, insomma, diciamo. In questo senso, prima di parlare anche della questione tifo, sulla quale ti sei espresso in maniera, come al solito, splendida, sia subito dopo Milan-Napoli, ma anche ieri insieme all'onorevole Quagliariello e a Sandro Ruoto e ad altri, ti chiedo, io ho chiesto ai amici quanto turnover fareste, io leggo del Milan che fa 4-5 cambi, il Milan, che non è detto che vada in Champions League, io ho detto sommessamente, e te lo giro questo pensiero,
almeno Di Lorenzo, Lobotka e Kvaratskhelia devono riposare, per me. Sì, 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 sono convinto, sono quelli che hanno giocato di più, sono quelli che si sono stancati di più. Io vorrei non sono solo certo che non sfugga a Spalletti la fondamentale, cruciale importanza storica della partita col Milan. Quindi sono certo che se dovesse vedere questo, anche se devo dire che Spalletti ci ha un po' abituato a una meravigliosa tendenza a tenere conto solo dell'ultima partita, come della prossima partita, come, sì, come orizzonte di periodo. Cioè Spalletti non è uno che fa calcoli col bilancino e quindi diciamo potrebbe smentirci. Io mi augurerei un massiccio turnover con la partita col Verona. Non vedo francamente a rischio la posizione in classifica del campionato, mentre la partita da giocarsi è fondamentale anche e soprattutto per il contesto esterno. Ecco. Se dovesse, e ti porto al nuovo discorso, al discorso che mi avevi, sì, anticipato, che mi avresti chiesto, se dovesse, come spero e come credo, ricomporsi un po' la querelle del tifo, noi abbiamo la grande opportunità di ricambiare con gli interessi ai tifosi del Milan coreografie, striscioni, cori, tifo che loro hanno fatto in occasione della partita d'andata. È un 1-0, è ribaltabile, è l'unico dei quattro quarti ancora aperto. Sì, perché vero, mi sembra di poter dire che gli altri siano fortemente salvo chiaramente rivoluzioni e sorprese, però mi sembra che gli altri tre quarti siano abbastanza definiti, questo non ancora. Quindi io mi auguro con grande forza che siamo quelli che ribaltano il risultato, insomma. È vero, Spalletti ha detto quelle cose col discorso tifo che io condivido totalmente. Hai scritto tu un giorno fa su Facebook: adesso si vedrà chi davvero tifa Napoli e chi tifa solo per i fatti suoi. Poi hai firmato anche questo appello, questa lettera, insomma, con Ruotolo e Quagliariello, che salutiamo ovviamente. Poco fa è stato anche nostro ospite Quagliariello con Gianluca Gifuni. Che senso ha la protesta delle curve? Chi non urla non tifa Napoli, è il momento, no, di giocare, di rompere il silenzio. La chiamata alle armi c'è stata da parte di Spalletti, peraltro, forse anche per il presidente, per le istituzioni, cioè di trovare una soluzione, oltre che innanzitutto per i tifosi. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io dico sempre, approfitto per dirlo anche qui, che il mondo del tifo organizzato è estremamente composito e variegato, e non è giusto per noi tifosi ordinari, diciamo così, immaginare il tifo organizzato come un'organizzazione criminale. Il tifo organizzato è bellissimo, ci sono straordinari club che fanno attività sociale, che seguono il Napoli da lontano, che si sobbarcano a sacrifici economici di estremo peso, di estremo onere, per vedere il Napoli e perseguirlo. Francamente trovo brutto, ma veramente brutto, che poche decine di delinquenti orientino la politica, esatto, nei confronti del tifo organizzato. Il tifo organizzato ha il diritto di essere considerato nella sua interezza ed ha il diritto di essere partecipe di un momento meraviglioso come questo. Il Napoli ha bisogno del tifo organizzato, perché il tifo organizzato è quello che dirige i cori, quello che dirige, esatto, che dirige il tifo. Noi che seguiamo il calcio da sempre, Maurizio era presente anche con il Juve-Napoli 1-3, sappiamo bene che lo stadio intero deve tifare, distinti, tribune, eccetera. Però è chiaro che i gruppi organizzati, i tifosi storici, sono quelli che trascinano e organizzano anche i cori, quindi sono fondamentali. Solo chi non sa di calcio non la pensa così, giusto? Esatto, quindi il tifo organizzato deve essere accolto con gioia, devono essere sommessi i delinquenti e non si può chiedere alle istituzioni di dialogare con i delinquenti. Questo è chiaro. Quindi questo non si può chiedere in nessun caso, però non sono tutti delinquenti, anzi sono una minima parte delinquenti, possono essere individuati e sommessi, mentre gli altri vanno assolutamente incentivati. Il Napoli ha bisogno del suo tifo, mai come adesso. Mai come adesso, con urgenza ha bisogno del suo tifo. E noi dobbiamo essere, cioè nessuno deve andare via dal Maradona con lo scrupolo di coscienza di avere ancora un filo di voce.
È vero, e questo riguarda tutti, innanzitutto gli amici e i tifosi delle curve, con Napoli speriamo insieme alle istituzioni più, come dire, clemente nel rispetto delle regole, assolutamente, perché abbiamo visto anche a Milano, a Roma, situazioni che a Napoli non vediamo più, anche per una severità notevole, ma sempre e solo rispettando le regole, sia chiaro, al bando violenza e delinquenza e rispetto alle regole assoluto. È importante, credo, Maurizio, nel salutarti per martedì, ma anche per il finale di campionato, altrimenti qui ci intossichiamo tutti, quello che sta per accadere. Ma anche per la festa. Appunto. Cioè, noi soprattutto quando sarà il momento, perché prima no, ma quando sarà il momento di festeggiare deve essere appunto una festa. Che io abbia idea che qualcuno deve temere di gioire perché minacciato da qualcun altro è una cosa contro natura, certo, e mi fa orrore. Quindi dobbiamo essere tutti quanti attenti a cautelare la possibilità di essere... Abbiamo aspettato 33 anni, Dario. Sì. 33 anni. E poi io dico sempre una cosa che è un numero che fa molta, che a me dà molta emozione. A oggi sono stati assegnati 118 scudetti in questo paese. Sotto Roma, quindi isole comprese, grandi isole comprese, quindi esattamente nella metà geografica del paese, sono stati assegnati 3 scudetti. I 2 del Napoli e quello del Cagliari di Gigi Riva nel 1970. Beh, questo dà l'idea dell'eccezionale storicità di questo momento. Questo è un momento storicamente rilevante, è un momento eccezionale, nessuno deve alterarci la gioia di goderci questo momento. Sottoscrivo ovviamente. Maurizio, grazie, un abbraccio forte, a presto. Grazie a te, sempre forza Napoli. Un abbraccio fortissimo a Maurizio De Giovanni, fuori classe napoletano, per fortuna ce l'abbiamo noi, scrittore ovviamente e non solo. Dobbiamo fermarci, moltissimi messaggi che arrivano, leggo giusto uno su questo amico che scrive Gigi: Kim, Manghissa, Simeone stesso nell'ultimo mese hanno preso più voli loro che i piccioni viaggiatori con voli intercontinentali, eccetera eccetera, mi sembra normale che abbiano scorie nervose. Le nazionali, considerato Simeone e Simeone che si sono infortunati, ci hanno devastato, è vero. E allora, quanto turnover domani contro il Verona? Torniamo al tema e anche all'attualità, perché domani c'è Napoli-Verona, leggiamo tra poco i vostri messaggi, avremo anche le ultimissime ulteriori da Castelvolturno con Pasquale Tina e anche da Verona, tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci sempre in diretta. Allora, un po' di messaggi da parte vostra. Enzo da Bacoli scrive: Meret, Kim, Jesus, Olivera, Berenzischi, Anghissa, Dem, Elmas, Quaraschelia, Raspadori, Politano, la formazione di Enzo con tanti cambi effettivamente. Questo amico invece: io farei giocare il Napoli con Meret, Ostigard, Kim, Berenzischi, Mare Rui, Anghissa, Dem, Gaetano, Quaraschelia, Elmas e Politano, e poi al 60° metterei dentro Juan Jesus, Olivera, Raspadori, Zirischi e Lozano. Chissà, potrebbe essere un'idea, tra un po' lo capiremo anche forse dalle parole di Spalletti. Secondo me occorre far necessariamente riposare Lob e Kvara come minimo, sono d'accordissimo, l'ho detto poco fa, per il capitano magari solo un tempo, forza Napoli sempre, Paolo da Caserta. Anche Raccamani con coppia centrale Kim e Ostigard, quindi tutte e due. Beh, Kim certamente può giocare, deve giocare. C'è questa ipotesi che giochi Ostigard e neanche Juan Jesus, anche perché Ostigard è un po' l'alter ego di Rachmani nelle posizioni di difesa. Dario: mercoledì a Milano i carabinieri, mentre mi controllavano, mi chiesero se avessi bombe carta, fumogeni similari, e risposi che ho fatto la domandina per portarle ma mi era stata rigettata. Ciao Rob, insomma, scrive una cosa carina. Poi ancora: il disgelo si realizza se c'è la disponibilità di tutti, bisogna in questo momento tenere ben presente che la squadra ha bisogno del supporto di tutti, Alfonso da Pompei, di tutti, assolutamente, l'abbiamo detto. Andiamo da Pasquale Tina, buongiorno Pasquale. Ciao Dario, buongiorno. Eccoci qua. Allora, molti amici scrivono, speriamo che Pulcinella, anzi rimandiamo, studiavo nelle viscere del Vesuvio, why you? Scrive questo amico, e anche un altro: Pulcinella che si mangia il Duomo è un addirittura un disegno che un amico ci manda. Detto questo, poi capiremo work in progress come sarà il Maradona domani sera alle 18, ovviamente ci sarà lo speciale campionato Marte Sport Live alle 17 e poi con ampio post gara e collegamenti col Maradona. Siamo curiosi di capire che formazione ci sarà domani pomeriggio al Maradona. Sono curioso anche io, Dario, perché a breve dall'1 alle 15, quindi tra un'ora circa, parla Luciano Spalletti. La novità è che Osimhen si è già parlato, si è
si è allenato in gruppo e potrebbe anche essere convocato domani. Perché forse... ovviamente andrebbe in panchina, non giocherebbe. No, perché mi sembra evidente. Si sta bene, adesso ti ho detto, aspettiamo insomma che ci dica qualcosa anche Spalletti. Potrebbe avere un senso portarlo in panchina, magari prima, diciamo, della sfida con il Milan di martedì, se giocasse almeno una ventina di minuti, visto che da dopo la sosta Osimhen non ha mai giocato per l'infortunio all'adduttore. Io penso che Spalletti farà turnover. Pioli ne cambia. Leggo, appunto, questo stavo dicendo, mi hai anticipato. Leggo addirittura possibili 10 cambi, cioè che giocano Franks, Thiaw e altri. Cioè, Milan. Vediamo la classifica, dai. Appunto, per mettere più il Napoli, il turnover che il Milan. Ma assolutamente, il Milan in questo momento è dentro la Champions, ma è appena a più uno sull'Inter quinta, al di là poi di quello che succede con la Juventus, e a più +3 sull'Atalanta. Quindi attenzione, cioè il Milan punta tutto sulla Champions League. È chiaro che gli incassi nel passare in semifinale sono notevoli, parliamo di 15-16 milioni tra premi UEFA e anche incassi ulteriori, forse anche di più per quanto riguarda il Milan, si arriva quasi a 20. Però senza Champions l'anno prossimo non ci sono 40-50 sicuri. Guarda, Dario, io ti dico, poi ti ho detto, tra un'ora parla Spalletti, quindi magari ci smentisce. Certo. Io credo, insomma, che un paio di giocatori, faccio proprio i nomi, Lobotka e Kvaratskhelia, bisogno, insomma, di essere fermati. Kvaratskhelia potrebbe giocare Elmas a sinistra con Raspadori centrale. Raspadori oggi pure si è allenato in gruppo, quindi magari non ha 90 minuti, però riesce a giocare un'ora e quindi può giocare lui al centro dell'attacco. E a centrocampo, non so, io lancio un'ipotesi: Gaetano, che oggi si è allenato, ha smaltito l'influenza. Potrebbe anche giocarla lui in una partita, ragazzi. È vero che il Verona, ricordiamo, il Verona ha vinto col Sassuolo e quindi è un po' riaperto il discorso salvezza, tra virgolette, perché ha meno 4 dallo Spezia. Però secondo me, dare opportunità a chi sta giocando meno in partite in cui magari inevitabilmente il pensiero magari del titolare possa andare anche inconsciamente, per carità, alla sfida con quella successiva con il Milan, magari cambiare qualcosina in più potrebbe avere un senso. Quindi in difesa io penso che si possa fermare Rachmani, visto che Kim giocherà perché è squalificato in Champions, si possa fermare Rachmani, credo, a uno dei due terzini. Teoricamente potresti fermarli anche tutti e due perché è Berezinski, però insomma magari penso uno dei due terzini, quindi magari Oliveira e non Mario Rui. A centrocampo Anguissa gioca perché è squalificato in Champions, sì. Lobotka potrebbe esserci, come ti ho detto, quest'idea insomma di fargli risparmiare la partita, però ripeto, credo che sarà una delle domande fatte a Spalletti. Sì, che è un giocatore al quale Spalletti non rinuncia mai, neanche sul 3-0 qualche volta è uscito giusto negli ultimi 6-7 minuti. Ti interrompo un attimo perché saluto anche il collega dell'Arena della Gazzetta dello Sport, Simone Antolini. Ciao Simone, da Verona, buongiorno. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. Faccio concludere a Pasquale il concetto relativamente alla Lobotka, che non si è mai fermato e che è un giocatore troppo importante per il Napoli. Pasquale. Infatti, quindi chissà. No, Lobotka, dico, chissà che non possa essere fermato con Gaetano o Demme al suo posto. Ti sentiamo male, Pasquale. Allora vado da Simone Antolini per il momento. Verona che è riaperto con la vittoria con Sassuolo in zona Cesarini, come si diceva una volta. Le speranze salvezza, che Verona vedremo a Napoli, Simone? Ma deve essere un Verona, usiamo questo termine, che deve fare della forza della disperazione un fattore positivo, perché è un Verona che aveva chiuso il 2022 a meno 8 dallo Spezia, è tornato, come ricordavi tu, con la vittoria col Sassuolo a meno 4, però è un Verona che onestamente ha convinto solo nella prima parte del 23, quando ha dimostrato che il Bentegodi, e che è un po' il motivo sul quale insisteremo da qui alla fine, può diventare il vero fortino. Ha battuto la Cremonese, ha battuto la Salernitana, ha battuto il Lecce, ha fermato la Lazio. È logico che, ragionando qui, la partita col Napoli è una partita difficile da pensare in qualcosa di diverso da una profonda sofferenza. Qualcuno che qui spera dice: però sai, c'è la Champions di mezzo, ci sono delle assenze importanti, comunque il ritorno col Milan ha un grande peso specifico. Voi non lo dite, ma lo diciamo noi, il Napoli ha già vinto lo scudetto, quindi magari diventa meno difficile dell'ultra difficile che è già.
strappare almeno un punto, tu dici, non è così impossibile per il Verona, vista anche queste situazioni, io direi in generale, perché poi senza Serie A non c'è la concentrazione massima. Il Napoli, abbiamo visto la Cremonese in Coppa Italia, non vince, questo è chiaro. Pasquale, l'ultima cosa che ti chiedo, siamo sui 47.000-48.000 domani, giusto? Non c'è il tutto esaurito totale, appunto. No, però c'è comunque un bel colpo d'occhio al Maradona per una partita importante, vediamo. Ne ha parlato anche Gianluca prima, insomma, e speriamo che ci siano, come dire, il tifo, esatto, con piccioni, sì, bandiere, megafoni, insomma, tutto. Abbiamo detto anche con Dario Del Porto che alcune autorizzazioni richieste, non sappiamo da chi, sarebbero state anche accolte. La Curvale ha chiesto comunque per bandiere, megafoni. Certo, sempre nel rispetto della legalità e del regolamento d'uso, che questo lo diamo sempre per scontato, però ripeterlo non fa mai male. Non fa male, perché però è giusto, insomma, che sarebbe bello che ci sia già domani questa atmosfera di festa, in attesa poi del grande evento di martedì, perché martedì, ragazzi, è un grande evento, insomma, è la partita europea più importante del Napoli in Champions League, perché è un ritorno dei quarti di finale. Vero che il Napoli, insomma, ha fatto una semifinale di Europa League, poi ha vinto la Coppa UEFA con Maradona, però la partita di martedì è molto molto importante. Grazie Pasquale, buon lavoro. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera quando ci saranno anche le parole di Spalletti in Marte Sport Live delle ore 20 con Emanuela Castelli. Torno da Simone Antolini, ti giro simpaticamente, caro Simone. Nicola scrive: digli a Simone che il Verona è già salvo, la terza a scendere sarà la Juventus. Vabbè, vedremo. Si scherza. Però che formazione dobbiamo pensare che possa mettere in campo Zaffarone, anzi il duo Zaffarone-Bocchetti? Guarda, io ti dico, al momento quella che mi giocherei anche al fantacalcio è questa. Montipò in porta, i tre dietro col 3-4-2-1, Davidovic, Iene e Ceccherini. In mezzo da destra Faraoni, Duda, Tamez e Doig. Il 2-1, Verdin, Gonge e Djuric. Però Lazovic sta recuperando e se sta bene gioca lui, quindi probabilmente slitta Doig. De Paoli rientra dalla squalifica e va in ballottaggio, quindi sulla sinistra con lo stesso Doig. Davanti Verdin, Gonge, Djuric, se Djuric è il top, perché altrimenti potrebbe giocare Lasagna. Sono squalificati Veloso e Magnani. A grandi linee dovrebbe essere questo il Verona. Poi sai qua, anche questa settimana hanno cancellato la conferenza stampa, quindi ecco, anche questa volta Zaffaroni, non parlerà. Probabilmente ha portato bene col Sassuolo, se porta bene con... questa è la prova vera, perché se porta bene anche con Napoli, secondo me non parla più. Ma neanche con la moglie, diciamo, parla, se dovesse poi salvarsi il Verona. Questo è possibile. Detto questo, caro Simone, sì, ringraziarti e salutarti. Sì. È chiaro che il Verona è stato un po' smontato, anche secondo me in modo, poi questo magari ne parleremo a bocce ferme, semplicistico, cioè non con grandissimi incassi per giocatori molto importanti, Caprari, Simeone stesso, eccetera. Però ha ritrovato un po' di quadratura con Zaffaroni e Bocchetti rispetto a 2-3 mesi fa? O è sempre discontinuo? Sì, sì. No, guarda, io ti dico, come ti dicevo, no, dall'arrivo di Zaffaroni, nella prima parte del 23 ha fatto risultati importanti. Fino alla partita, sì, con la Roma, fino alla prima parte, pareggi a Udine, pareggi a Torino, sì, con il Toro. Le vittorie in casa che ti dicevo prima, poi c'è stata questa partita con la Roma, persa tra l'altro 1-0, lì il Verona ha perso l'intensità, ha riperso l'identità, e ha lasciato per strada punti importanti. Voglio dire, alla Spezia poteva vincere, purtroppo non ha vinto, ha pareggiato in casa col Monza, ha perso male in casa con la Fiorentina, che però era dentro il suo filotto, adesso si è ripresa con il Sassuolo, quindi la speranza è ancora viva, anche perché comunque se tu dovessi perdere a Napoli ci sta, lo Spezia deve comunque far punti contro la Lazio, e di questi tempi non è molto semplice, insomma. Grazie Simone, buon lavoro, buona giornata. Buona giornata a voi, ciao. Grazie, sempre gentilissimo Simone Antolini, collega di Verona, dell'Arena e non solo. Allora, molti messaggi che arrivano, dicono anche le curve inferiori, devono esserci la coreografia, vediamo se sarà così ovviamente. Alcuni amici dicono proprio al volo, prima di Rosana Annacone e Davide Scafa, prontissimi, dicono facciamo la sirena partenope come risposta al diavolo nella coreografia. Ragazzi, le coreografie così importanti vanno programmate 20, 15, 20 giorni prima, quindi se coreografia ci sarà, al di là di quella di distinzione,
tinti che ci ha svelato Massimo Vignati in anteprima qui a Radio Marte con i cartoncini bianchi e azzurri per tutti, tutte le distinti 10.000. È chiaro che le fotografie tipo quella di Milano non possono essere fatte in 2-3 giorni. Già che c'è il tifo, già che c'è l'azzurro, già che c'è la sciarpata, già che ci sono le bandiere, anche domani credo sia già un grosso passo in avanti. Per il resto lo fa il cuore e la passione, quindi le urla, i cori dei tifosi. Ce ne andiamo, arrivano Rosanna Nacone e Davide Scafa. Noi torniamo come sport dalle 20 alle 21 con Emanuela Castelli, con tanti ospiti e anche con le parole di Spalletti. Da parte mia, Dario Sarnatale, tutto. Grazie ad Alfredo Maiorano e ora a Gigi Soriani in regia. Vi auguro un buon pomeriggio azzurro e marziano. Ciao a tutti.